Cari amici, eccomi qui a presentarvi due dei grandi gioielli realizzati da Cronaca di Topolino per i propri soci. Colpo al castello di Rivoli e i gioielli dei Savoia. Per dirla tutta, ho anche un'altra piccola chicca, passeggiando per Rivoli con Diabolica De Vacanti. Allora, vado in ordine di tempo, temporale. 2014, passeggiando per Rivoli con Diaboliche de Vacanze. Copertina, Giorgio Montorio, non si discute. Soggetto, Luca Taormina. Luca Taormina, sceneggiatura, Daniela Zaccagnino. Supervisione, insomma, coordinamento artistico, il Tao. Diciamo che il Tao qualcosa ci ha messo, eh. Ragazzi, guardate che bello, eh. Tanto questa è stata la copertina utilizzata, la splash è stata utilizzata come una copertina per l'edizione stampa. Io voglio farvi vedere alcuni dei disegni perché sono di un livello infinito. Parliamo di un Giorgio Montorio, un grande maestro, insomma, una decina d'anni fa quasi, ecco, voglio dire, insomma, considerando anche il tempo di realizzazione, no? E, insomma, 10 anni passano anche. Persone di una certa età, insomma, era qui ancora all'apice, secondo me. Una storia molto molto bella, molto bella. Dietro c'è la pubblicità di De Monique, insomma. Postfazione di Luca Taormina, vi faccio vedere anche il bacio di Diaboliche De Vacante. Insomma, secondo me, insomma, questo, beh, intanto imperdibile per ogni rivolese, piemontese, insomma. Anche per ogni appassionato di Diabolik, io ricordo che questi albetti non sono in vendita. Bisogna associarsi a Cronaca di Topolinia e viene dato un albetto in omaggio ogni anno. Questi stanno finendo, ma se qualcuno mi chiama, io riesco a farglielo avere. Colpo al castello di Rivoli. Poi, attenzione, Diabolik deve ed è vacante passeggiando per Rivoli. Ecco, intanto questo signore qua dovreste riconoscerlo, eh. Questo dicono noi. Ragazzi, che meraviglia, un altro amico che non c'è più. Mostra realizzata presso la Casa del Conte Verde dal 1 al 30 aprile del 2016 con il curatore della mostra Luca e Salvatore Taormina. Vi faccio vedere alcune cose. Copertina Enzo Facciolo, un altro grande amico di Cronaca di Topolinia. I colori in copertina sono di Beniamino Del Vecchio. Bravo, è Beniamino, grande Beniamino. Curatore del catalogo Luca Taormina. Supervisione artistica, sempre il Tao. Qui comunque abbiamo voluto presentare una serie di autori, fra cui Buffagni, Montorio, Palumbo, Facciolo, Statella, Giuseppe Di Bernardo, Jacopo Brandi, Riccardo Nunziati, Francesco Bonanno, Beniamino Del Vecchio e Elena Mirulla. Anche questa, pubblicazione fuori commercio, tiratura limitata. Però attenzione. Guardate che bella questa immagine. Questa è la piazza Rivoli, Piazza Martiri, il Diaboliche Deva in Piazza Martiri, illustrazione di Beniamino Del Vecchio. L'originale è a casa mia, in cucina. Voglio dire, questa cosa qua non è in vendita. Comunque, sono alcune delle tavole, quasi tutte a dire la verità, del colpo al castello di Rivoli, sono state esposte alla mostra. Bella vista, insomma, della Casa del Conte Verde, insomma, location importanti. Questa è stata poi utilizzata per la copertina di Cronaca di Topolino numero 18, è vacante di un Giorgio Montorio in gran forma. Matteo Buffagni, guardate che bello anche questo disegno di Buffagni. Insomma, meraviglia, questo è un catalogo, insomma, molto diabolico, molto diabolico. Imperdibile, eh? Sono fatte anche delle cartoline, se non erro, di alcuni di questi disegni. Insomma, sul sito di Cronaca di Topolino dovreste trovarlo, forse anche nel mio negozio eBay, probabilmente il Tao. Dietro la retrocopertina c'è il mondo di Demoniche Live, alla scoperta del mondo di Demoniche Live. Tra l'altro, guardate, imperdibile, guardate, è una merulla meravigliosa, come realizzava tutti i personaggi, eh? Anche le persone affacciate, eh? Attenzione, eh? Insomma,
ci sono gli autori, insomma, questa è Elena Mirulla, guardate che perché poi ha fatto la parodia di Dominique, Yves, guardate, voglio farle vedere. Insomma, che dire, e anche questo a mio avviso è imperdibile, imperdibile. Facciamo vedere ancora qualcosa, queste le copertine, le matite. Insomma, una mostra secondo me, guardate qua, alcune delle tavole di Yves, allora, questa per me è spettacolare, eh? Infatti questa non è stata venuta, non sarà messa in vendita, eh? Ci sono delle tavole geografiche che secondo me sono il top del top. Ecco, un'altra grande artista è Elena Mirulla, insomma. Poi, nel 2019, se non erro, 2020, perdono, che anni passano, la memoria del Tao sempre meno, ok? È stato fatto il Gioielli di Savoia. Meraviglia delle meraviglie, è una sorta di continuity di Colpo al Castello di Rivoli. Sempre Giorgio Montorio, il soggetto di Luca Taormina insieme a Mario Comboli che ha collaborato, ci ha dato una mano. Che dire, guardate che bella la splash. Diciamo, sono passati un po' di anni e ancora in ottima forma Giorgio Montorio, diciamo, un grande maestro. Anche questo per i soci di Cronaca di Topolinia. Non li trovate su eBay o cose del genere, almeno spero. Spero che qualcuno se ne sia voluto disfare di queste meraviglie, perché poi non ce le richiede di nuovo a noi. Quindi, diabolica, è ancora diabolica. Questo video dovrebbe andare sul mio canale YouTube. Vi ricordo che il 12 c'è la grande inaugurazione, eh? Faremo una puntata all'Ox su Diaboliche. Vorrei il mio amico Lorenzo, Regati, Pasquale, insomma, grandi esperti di oggi. Ne abbiamo tanti di esperti diaboliche che collaborano, hanno collaborato, comunque sono amici di Cronaca di Topolini. E insomma, quello che sta nascendo intorno a Diaboliche, personaggio sempre meraviglioso, personaggio sempre di alto livello. Alto livello, attenzione, lo dico sempre, bisogna dire applauso a Mario Gomboli perché pretende sempre il suo di alto livello. Questo non è così dappertutto, e così tiene alto il nome Diabolik e l'evento sicuramente continua, il personaggio continuerà a uscire. Un caro saluto a tutti, scriveteci, venite a vedere i nostri video sul canale YouTube Il Covo del Tao, tutti i giovedì dalle ore 20. Un caro saluto a tutti. A presto.